Bene amici di Mitico Snake, prima di andare avanti voglio ricordarvi di cliccare sulla campanella in basso a questo video in modo da attivare tutte le notifiche relative ai video che saranno caricati sul canale YouTube di Mitico Snake. Allora, prima di andare avanti chiedo ancora scusa per l'utilizzo di queste cuffie perché il microfono in questi giorni mi ha dato un bel po' di problemi, dava un po' di rumore di fondo. Allora, come potete vedere, location nuova e video del tutto nuovo. Perché in questo video io parlerò di questi 3 mesi, anzi, una giornata di questi 3 mesi, perché circa 3 mesi fa ho intrapreso un'avventura lavorativa che mi ha portato lontano da casa. Questa avventura lavorativa tratta il campo informatico e, per essere precisi, lavoro per un'azienda molto nota in Italia, ovvero la Lottomatica, e lavoro per loro facendo assistenza e installatore dei nuovi terminali Lottomatica. Ma detto questo, venite insieme a me a scoprire una delle mie tante giornate lavorative e, beh, che dirvi, devo dire che è stata una giornata lavorativa con qualche intoppo. Ma detto questo, venitela a scoprire insieme a me. Buongiorno amici, stamattina sono alzato alle 6:30. Adesso inizio a prepararmi per poi andare a fare colazione e poi ci dirigiamo verso il deposito a caricare il materiale per lavorare. Amici, sono andato nella sala colazione a fare colazione. Non ho potuto registrare qui perché in un bed and breakfast ci sono alcune persone che lavorano di notte e riposano al mattino. E qui insieme a voi mi prendo un caffè. Adesso che ho preso il caffè, non resta altro che andare a prepararmi. Eccomi qua amici, sono nel mio veicolo, sto facendo rotta verso il deposito per caricare il materiale per lavorare. Ecco che dopo pochi minuti sono arrivato al deposito per scaricare il vecchio materiale da lavoro e caricare quello nuovo. Ho appena finito il carico per il materiale lavorativo, sono uscito dal deposito e adesso non mi resta altro che recarmi nella prima località lavorativa, ovvero Montichiari, località in provincia di Brescia. Qua amici, sono arrivato alla mia prima postazione, nonché la prima tabaccheria in cui dovrò fare l'installazione. Ecco qua che mi appresto ad aprire gli sportelli del furgone per scaricare il materiale ed iniziare a lavorare. Bene amici, eccomi qua, dalle 9 che sono arrivato sono circa le 11:30, 1 ora e mezza per la prima installazione. Adesso mi appresto ad andare sulla seconda, che è sempre nella stessa località, Montichiari in provincia di Brescia. Eccomi qua amici di Mitico Snake, mi reco qui alla seconda postazione, ovvero la seconda tabaccheria in cui dovevo fare la mia seconda installazione. Purtroppo voglio dire che non l'ho potuto iniziare perché la tabaccheria mi chiude alle 12:30. Volendomi spostare da qui, di conseguenza anche l'altra tabaccheria che ho mi chiude alle 12:30 e avrei fatto all'incirca 30 minuti di strada a volo anche per raggiungere, diciamo, la mia terza postazione. Diciamo che adesso non mi resta altro che attendere qua in zona ed attendere la riapertura delle 3 della mia seconda postazione, ovvero la tabaccheria alle mie spalle. E allora, eccomi qua, mi sono concesso di fare una piccola pausa pranzo, sono arrivato qua al McDonald's e il telefono è quasi morto, infatti ho attaccato la power bank ed eccomi qua. Sono al McDonald's come potete vedere e nell'attesa che riaprono le 2 tabaccherie in cui dovrò fare le mie ultime 2 installazioni, mi mangio qualche panino e bevo un caffè. Amici, eccomi qua nel McDonald's, ho fatto il mio ordine, sto iniziando anche a mangiare, ho preso un cheeseburger, una bevanda, una cola piccola e dopo vado a ritirare il caffè con il dolce. Amici, eccomi qua di nuovo in vostra compagnia, insieme a voi consumo la mia breccia di cioccolato ed il caffè. Dopo aver fatto questa consumazione mi rimetto di nuovo in auto per raggiungere le mie ultime 2 postazioni, in
in cui devo fare le installazioni dei due terminali, però purtroppo prima di iniziare dovrò attendere all'incirca un'ora e mezza. E mi sa che dovrò perdere un po' di tempo in giro prima di andare. Amici di Medico Sinistri, eccomi qua, finalmente è finita l'attesa delle 15, ovvero la riapertura delle due tabaccherie. Adesso mi reco alla mia seconda postazione, intanto mi appresto a scendere dal mio veicolo e chiudo il veicolo, mi appresto a scaricare il materiale per iniziare la seconda installazione. Bene amici, rieccomi qua, dopo circa 2 ore e mezza, perché ho avuto alcuni problemi, un intoppo con alcuni alimentatori di stampanti che sono andati in KO, alla fine sono riuscito a risolvere al meglio. Da circa le 3 che sono entrato, sono uscito adesso che sono le 5 e 20, quindi impiegate quasi 2 ore e mezza per questa seconda installazione. Perché purtroppo questi due caricatori che non sono andati bene, altrimenti avrei impiegato meno tempo. Adesso sono qui nel mio veicolo e mi metto in viaggio per andare a concludere la terza installazione, che al momento non ricordo il paese. Ok, ve lo dirò nel prossimo video. Eccomi qua, finalmente dopo 35 km di strada, equivalenti a circa 40 minuti, sono riuscito ad arrivare sulla mia terza postazione, terza ed ultima installazione nell'ultima tabaccheria, e mi trovo adesso a Travagliato, il paese si chiama, sempre in provincia di Brescia. Ok, adesso mi appresto a scendere da furgone, scarico il materiale che occorre per l'installazione e ci vediamo dopo. Ed eccomi qua di nuovo con voi, finalmente ho finito anche l'ultima installazione, sono arrivato qua circa alle 18, sono le 19.30 circa e ho impiegato all'incirca 1 ora e mezza. Fortunatamente è finito tutto bene, è andato tutto alla grande, nessun tipo di problema, che rispetto alla seconda ho avuto un bel po' di problemini, ma dai, diciamo tutto sommato anche quest'ultima installazione è andata bene. Adesso mi metto in viaggio per raggiungere il Bed & Breakfast di Guzzago, sempre provincia di Brescia. Amici, eccomi qua di nuovo con voi, intanto chiudo il veicolo, sono arrivato al Bed & Breakfast dopo un quarto d'ora circa, mi ritrovo qua fuori, infatti eccolo qua, che però purtroppo non posso entrare perché i colleghi tengono loro la chiave. Purtroppo devo attendere loro per il rientro in camera. Non appena vengono andiamo in camera, ci diamo una sistemata e poi dopo andiamo a cena fuori. Un piccolo aggiornamento, cambio di programma, mi hanno contattato i miei due colleghi, quindi per questa sera non facciamo ritorno in camera ma andiamo a cena fuori. Questa sera saremo fuori in una pizzeria stesso qua al Bed & Breakfast, quindi stasera mangiamo una bella pizza. Bene amici, rieccomi qua. Mi sono visto con i colleghi questa sera, abbiamo cenato fuori, abbiamo mangiato una pizza, solitamente siamo in 4 ma adesso siamo rimasti in 3 perché uno dei nostri colleghi è andato nel suo paese d'origine e ritornerà tra qualche giorno. Come già vi ho detto, abbiamo mangiato, adesso facciamo ritorno in camera al Bed & Breakfast, che dista a qualche minuto da qui, e la serata sta andando a buon fine e pian piano sta anche finendo, diciamo, questa piccola giornata lavorativa. Amici, rieccomi qua, come già vi ho detto prima, mi sono visto con i miei due colleghi, solitamente siamo in 4, uno è partito per il suo paese d'origine e ritorna tra qualche giorno. Come già vi ho detto prima, siamo andati a cena fuori, siamo andati nella pizzeria e abbiamo mangiato pizza e qualche stuzzichino, così giusto per arrivare fine serata con la nostra cena, diciamo cena tra colleghi. Adesso faccio ritorno al Bed & Breakfast con i due colleghi e ci vediamo più tardi per la buonanotte. Amici di Medico Snake, rieccomi qua, come vi avevo promesso ci vedevamo nel sketch del mio vlog di giornata, e come vi avevo promesso ci facevamo la buonanotte, e come sempre che io sia fuori per lavoro o che sia a casa consumo il mio ottimo caffè e lo faccio facendovi la buonanotte. Ok, caffè consumato e non mi resta che augurarvi buonanotte. Bene amici di Medico Snake, siamo giunti alla fine di questo video, e se vi è piaciuto questo mio primo vlog,
fatemelo sapere con un like cosa ne pensate utilizzando i box nei commenti qui sotto. Per avere giusto qualche altra piccola informazione, vi invito a leggere anche l'articolo completo che è presente sulle pagine di mythicalsnake.attervista.org. Il link per andare all'articolo ve lo lascio qua a destra in alto nelle informazioni e nella descrizione del video, insieme a tutti gli altri link per seguire Mythical Snake sui vari social, insieme ai pulsantini per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Voglio ricordarvi che iscrivendovi al canale YouTube di Mythical Snake, lasciando un vostro like, un vostro commento e facendo la ricondivisione del video, aiutate il canale Mythical Snake a crescere. Per Mythical Snake, Raffaele Mauriello.